Io lo chiedo sempre alla gente cosa vuol dire un sorriso. Il seminario di oggi sarà un pusher, non vi consiglierà semplicemente un libro, ma un pusher di felicità, perché chi legge questo libro trova un po' di felicità. Il libro è questo, Un'imprecisa cosa felice, l'ha scritto Silvia Greco, edito da Acca Edizioni. In breve la trama, Marta e Nino sono due ragazzi, sono i protagonisti di questo romanzo e le loro storie correranno parallele. Entrambi all'inizio del romanzo subiscono una perdita devastante, ma nonostante questo, grazie allo svolgersi della storia, alla bravura dell'autrice, alla fine entrambi troveranno il sorriso e lo troviamo insieme a loro anche noi che leggiamo questo libro. E per questo motivo regala felicità, perché una cosa veramente che non capita spesso di trovare, in questo è un po' un unico, in questo romanzo c'è una fantasia assolutamente e positivamente debordante, perché alcuni esempi, un personaggio fantastico del libro a un certo punto creerà un ospedale per aggiustare i giocattoli rotti dei bambini, cosa secondo me molto, molto poetica, oppure quando fa le marmellate non le chiama banalmente marmellata di albicocche e marmellata di prugne, ma le chiamerà marmellata di coccole, marmellata confettura per i giorni bui, confettura espansiva. Ecco, sono pochi esempi, però è solo per darvi un'idea del tono, della poesia, proprio poesia che c'è dentro questo romanzo, poesia che poi arriva ad essere magica, perché ecco, una cosa che ho riscontrato in tutte le persone che lo hanno letto è che poi ci si ritrova a parlarne e se ne riparla col sorriso. Un consiglio, se, e mi auguro lo facciate, lo leggerete, lo comprerete, regalatevi 2 o 3 ore per leggerlo e entrare in questo mondo e non spezzatelo. Non leggete altre cose nel frattempo, entrate nel magico mondo di Silvia Greco e del cavallino di Un'imprecisa cosa felice, rimaneteci, arrivate fino in fondo perché, ripeto, alla fine veramente sorriderete e sarete grati all'autrice perché in qualche modo avrà aggiustato anche un po' i nostri pezzi, quelli che magari non sono proprio tutti ben assemblati e sicuramente il sorriso tornerà anche sulle vostre labbra. Basta, non voglio dire altro. Ora c'è Stefania Brandeburgo che legge il prologo del libro per darvi un'idea come dicevo, della scrittura e del tono poetico e fantastico di questo libro. Buona felicità a tutti. Un attimo prima tutto fila nel verso giusto. Il cielo dipinge un tramonto da cartolina, dopo una bella giornata di sole. Si ride di quello e di quell'altro, sorseggiando insieme succo di mirtillo in cucina, ricordando aneddoti bizzarri sulla vicina di casa scontrosa o sulla cassiera dell'autolavaggio, quella che si dice mangi rane anche a colazione. E un attimo dopo succede, così, senza preavviso. Appoggia il bicchiere sul tavolo, si alza sbuffando un po' e si congeda con poche parole. Devo assolutamente cambiare la lampadina in bagno prima che faccia buio. Aspettami, prendo la scala e in un baleno sono da te. Dopo pochi minuti, un tonfo, seguito da un rumore di vetri rotti e oggetti che cadono, ti fa trasalire. Urli: tutto bene? Correndo in direzione del frastuono, apri la porta del bagno e trovi il corpo a rovescio, le gambe all'aria, la testa nel secchio del Mocio Vileda e tutt'intorno detersivi, rotoli di carta igienica, saponette, flaconi di bagnoschiuma e shampoo. Lo specchio sopra il lavabo in frantumi, ma solo al centro, dove è evidente, in un disegno circolare quasi perfetto, la sua capocciata, precisa come un tiro a segno. Oppure è alla stazione ad aspettare il treno, ha un certo languorino, a pochi metri c'è un distributore automatico. Infila le monete, pigia il tasto 21, ma la merendina non scende. Strattona un po' la macchina, niente, lo snack è in bilico. Strattona più forte ancora, si innervosisce, torna indietro, prende la rincorsa e con una mossa da karateka improvvisato sferra un calcione al distributore. Quello prima ondeggia, va indietro, poi avanti, prendendo una velocità inaspettata, rincula ancora e infine si schianta al suolo. Lui sotto. Un rivolo di sangue dall'orecchio destro, stecchito. La merendina spappolata sulla camicia, altezza ombelico, sottile come un foglio, tra lui e il distributore assassino. O magari falcia allegramente il prato a cavalcioni sul suo nuovo taglierba a motore.
Su per la collinetta azzarda una curva maldestra, perde il controllo, ruzzola giù e finisce sotto le lame arrotate, i capelli perfettamente tosati al centro della nuca, come un frate francescano, la giugulare recisa che zampilla a fontana. Oppure ancora, mentre fa la cacca dietro un cespuglio durante una gita solitaria per funghi, viene morso da una vipera. Si alza di scatto, urlando, le mutande ancora calate, un bruciore inverecondo alla chiappa destra, crepa di paura per il veleno o perché, inciampando nelle braghe, casca e batte la testa su una pietra aguzza. Le chiamano morti tragicomiche, comiche per chi non è travolto, chi le sente raccontare come barzellette dal burlone in fila alle poste, chi ne legge distratto il trafiletto sul giornale e sogghigna divertito, tragiche per chi subisce lo strappo da vicino, nel cuore, nella pancia, negli occhi increduli. Partenze stupide e improvvise, senza ritorno e stupide, stupide e senza spiegazioni, perché la morte di quelli a cui vuoi bene già di per sé è una gran brutta bestia che ti afferra la gola e ti sbrana fino alle viscere, ti dimezza il respiro e ti porta giù fino all'inferno degli abbandonati. Figuriamoci se chi muore lo fa in un modo ridicolo, grottesco, assurdo, come dovrebbe succedere solo nei cartoni animati, dove poi nessuno muore davvero. Nella vita reale si crepa anche così. E la disgrazia è smisurata, perché non puoi, davvero non sei capace di fartene una ragione.